Salve ragazze, buonasera. Ritorno con un nuovo video dedicato un po' alla creazione e un po' agli acquisti. Vi faccio vedere subito cosa ho acquistato perché c'è la macchinetta scarica e quindi devo fare subito subito. Allora, ho acquistato la cassa per il mio mercatino. È una cassa, vi faccio vedere subito, non dall'altra parte, non si allontana. C'è il fondo per le monetine e giù si possono mettere le banconote. C'è le chiavi per chiuderlo e ci sono questi piccoli disegnini kawaii sopra. Sono proprio carini. Eccola qua. Poi ho acquistato un tappetino per il cake designer, però io lo uso per il fimo. A tutti, ecco, si vede bene. C'ha i cupcake, la base dei coni, candeline e stelline, c'ha la mela, i fiocchetti, una girandola e una greca. Con questo ho fatto delle creazioni che vi faccio vedere subito, appena finisco di farvi vedere gli acquisti. Poi ho acquistato un lotto su una pagina Facebook, Perline e Gioielli. Erano 150 cabochon, ne ho utilizzati un pochetto, quindi sono di meno. 8 euro più le spese di spedizione, mi sono costati circa 15,40 euro, però sono 150. Questa è la mia preferita, è la rosa. Anche questa è carina come rosellino. Ho fatto molte creazioni, orecchini e anellini con questi. Vi faccio vedere subito. Allora, con il tappetino del cake, sì, il cake designer, vi faccio vedere cosa ho fatto. Ho fatto dei portachiavi. Faccio un po' di rumore, perdonatemi. Sì. Vi faccio vedere uno, gli altri sono uguali, sono più piccolini. Ok, c'è la base che si muove con la glassa sopra, queste le ho fatte di color rosa e fucsia. Quelli più piccoli, eccoli qua, si vede quello al limone, non lo tolgo dalla bustina, l'ho fatto uno al limone con la glassa con color biscotto sotto e gli altri due hanno la base cioccolato, uno è alla crema e l'altro è all'avanna. E poi, sempre con lo stesso tappetino, ho fatto i coni sempre a portachiave, uno giallo, un altro verde pastello, un altro azzurro. C'hanno i coni tutti chi a righe, a pois, e questo dietro ce l'ha con le stelline, non si vede bene. E sono proprio carini come portachiavi. Eccolo qua, quello con le stelline. Poi passiamo alle creazioni che ho fatto con i cabochon. Vi faccio vedere quelli, il mio preferito. Ho fatto un paio di orecchini così con la rosellina. L'ho fatto sia al lobo che con la base. Vi faccio vedere subito. Un attimino, ok. Con la base così. Che sono molto molto eleganti, sempre la coppia, e in più ho fatto l'anellino con una base che mi aveva mandato una ragazza, me l'aveva regalata, ho trovato il modo per usarla, tipo petali. C'è la base filigranata che fa tipo è proprio adatto, è proprio bello come anello perché è duro, si regola e sta molto bene anche sulla mano. Ho fatto varie parure. Vi faccio vedere gli anellini. Sempre con quei cabochon che ho acquistato. Hanno gli orecchini uguali. Allora ho fatto questo sul viola e questo sul salmone, sempre con la base particolare. Ho fatto questo con la rosellina. Sempre con gli orecchini abbinati, e questo con il bouquet di roselline, sempre con gli orecchini abbinati. E niente, per il momento sono solo questo perché ho la videocamera scarica e rischio lo stop immediato. E nulla, grazie mille di avermi seguito. Lasciate tanti commentini che a me mi fa piacere leggerli. E niente, arrivederci ragazze e buona giornata.